vi pare logico che li abbia ricacciati tutti, 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 nei loro inferni personali? Ma che cazzo ci andate a fare in Italia? Su, muoviamoci! Mi sono stancato di portare gente al macello, capito? Non ne posso più di questo lavoro! Basta crederci, non credete niente! Togliersi i vestiti e scendere di nuovo in strada. Ma quando la gente si faceva delle domande, aveva il coraggio di gridare le risposte. Grida allora, grida, se ti va, siamo in un paese libero! Sostituisco pezzi di persone onorevoli con pezzi nuovi di persone che non esistono. Ma bisogna amare così tanto Dio da capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Persone all'anno muoiono per gli effetti del riscaldamento del nostro pianeta. Siamo delle merda. Arrivederci. È stato un piacere davvero, ma in tutta sincerità, un inferno vale l'altro. A chi lo dice? Lascio che gli altri marcino sulla mia infelicità. Ecco quello che faccio. Avevo tutto, ma non avevo abbastanza. Quando sei in forma, tutto è fantastico. Non devi riuscire a fare la spesa, non paghi le tasse. Ogni giorno finiscono in discarica 4.000 tonnellate di alimenti. Una messicana bionda! Un incrocio, eh? Certo che oggi se ne vedono di stronzate! Che tanto la loro regione, se così si può chiamare, permette questo e altro. Se mi distruggessero uno solo di questi tesori, assassina! Ora, il mio meraviglioso, colorato, stupendamente acido e vuoto paese delle meraviglie! Per quel che mi riguarda, che guerra sia, fino all'ultimo fiato! Sopravvivo alle mie ferite. Senza un crosetto libera. E dubbio o tripla? Dubbia. Non avrebbe una tripla. Fino alla fine, fino all'inferno. Io non sono capace di scrivere il finale. Altri lo sanno fare fantasticamente, ma l'ho conservato tutto questo tempo. Per te. Come si può descrivere la morte?
la solitudine e quanto amore, quanta fede nella vita c'è. Speriamo nasca pessima. Fine. Ma come si fa? Donnez-moi un cocktail.